Buonasera. Roma, ieri a Montecitorio, dopo la replica dell'onorevole Saragat, i parlamentari si sono recati in massa alle elezioni di Bismondo. Il presidente della giuria ha deciso che le gambe più belle del mondo rimangono quelle dell'onorevole Giulio Andreotti, che a Civitavecchia, alla presenza della giunta comunale, ha inaugurato... Soraya, in compagnia dell'ormai inseparabile De Laurentiis, in elegante tailleur color canasta, ha riso divertendosi a lungo sull'aumento di lire mille concesso agli impiegati statali, i quali, con l'aumento ottenuto, ci faranno certamente... La birra, che tuttora è statisticamente in testa nella vendita di bevande, viene consigliata dagli specialisti come la più adatta a digerire persino... Un tubo dell'acquedotto romano è scoppiato allagando una vasta zona del centro. Una rapida inchiesta ha stabilito che il tubo non ha resistito. Al discorso dell'onorevole Fanfani, che ha acclamato dal centro e dalla sinistra, si è alzato in piedi raggiungendo così... Il 1,55 m di altezza sul segnale di guardia. Sul posto sono accorsi l'onorevole Michelini, che ha voluto personalmente eseguire... Giovinezza e pelle sempre più vellutata sono i segreti dell'eterna giovinezza di... Lina Merlin... La senatrice socialista, che si è detta certa con l'applicazione della sua legge di aver ridotto al minimo il consumo dei piselli in Italia, a cura di Mario Soldati, concluderà la serata. Signore e signori, buonasera. Ma dove guarda lei? Ah, protesta pure. Sì, perché cosa credeva? Credevo che la mia camicia fosse nera, finché non ho vista la sua. Sì, ma la mia è lavata a colorà. Eia, eia, olala! Per una camicia sempre nera? Movimento Sociale Italiano, partito che crea una balorda atmosfera. Scusi lei, cosa fa? Per chi vota? Ah, mi non so, mi so foresto, per me scudo crociato, falce martello, falce pisello, tutto va bene, tutto fa voto. Che figura! Io invece voto per chi mi pare. Il signore sì che se ne intende. Programmi estivi, programmi invernali, vacanze di Pasqua e di Natale. Per qualsiasi programma non dimenticate di rivolgervi alla ditta... L'Amalfa, la ditta che pianifica senza dolore. Ricordate, l'Amalfa ed Edera, simbolo della libertà e soprattutto della onestà. Votate Partito Repubblicano Italiano. Allora è chiaro, eh? Il colpevole è l'elettore. Lei, ispettore, è un fenomeno, eh? Non sbaglia mai. Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho votato. Non commettete lo stesso errore. Il voto è un dovere di ogni cittadino. Chi vota sempre campa 100 anni.